E così vuoi che ti racconti la storia della mia vita? Come le ho detto, è il mio mestiere intervistare la gente. Sono un collezionista di vite. Per la radio KRC. Ti serve parecchio nastro per la mia storia. Ah, non c'è problema, è una borsa piena di nastri. Mi hai seguito, non è vero? Sì, penso di sì. Mi è sembrato interessante. È qui che abita? No, è solo una stanza. Che cosa ne dici di cominciare? Allora, che cosa fa? Sono un vampiro. Questa non l'avevo ancora sentita. Lei vuol dire in senso letterale? Naturalmente. Ti stavo aspettando in quel vicolo. Ti spiavo mentre mi spiavi. E poi hai cominciato a parlare. Beh, è una bella fortuna per me. Forse per tutti e due. Lei ha detto che stava aspettando me. Perché? Cosa voleva fare? Uccidermi, bere il mio sangue, cose del genere? Sì, ma non devi preoccuparti di questo adesso. Lei crede sul serio di essere un vampiro? Non possiamo cominciare al buio. Adesso accendo la luce. Credevo che i vampiri odiassero la luce. Ci piace molto, solo che volevo prepararti. Oddio! Non avere paura. Io ti voglio raccontare tutto. Ma come diavolo ha fatto? Proprio come fai tu, con una serie di semplici gesti, solo che io mi muovo veloce, non mi vedi? Sono di carne e sangue, ma non sono umano. Non sono più umano da 200 anni. Prego. Come posso metterti a tuo agio? Cominciamo come David Copperfield? Nacqui? Crebbi? O cominciamo da quando ebbe inizio la mia vita oscura, come la chiamo io? È da lì che dovremmo cominciare, non credi? Non racconta bugie. E perché dovrei? Accadde tutto nel 1791. Avevo 24 anni, ero più giovane di te adesso, ma erano altri tempi allora, ero un uomo a quell'età, il padrone di una grande piantagione a sud di New Orleans. Mia moglie era morta di parto, lei e il mio bambino erano stati sepolti da meno di 6 mesi e io volevo soltanto riunirmi a loro. Il dolore per la loro perdita era insopportabile. Sognavo solo di liberarmene. Volevo perdere tutto, i miei soldi, la piantagione, la capacità di pensare.